Vabbè, ragazzi, allora andiamo a casa, prendiamo, famo la scorta e torniamo, dai. Sto tornando, signore, non si muove, eh. Siamo più o meno. Ok, sopra il laghetto dovremmo. No, dovremmo essere. Siamo sopra il laghetto. Perfetto, arrivo! E allora siamo a casa, signori. Andiamo subito a vedere cosa possiamo fare. Allora, ci servono sicuramente i dardi. Dardi, dardi, dardi. Dunque, armi, munizioni. Ci servono. Ah, solo narcotici. Quindi già abbiamo il tutto. Due munizioni per fucile semplice ci servono. Ci serve la polvere da sparo che dovremmo avere in abbondanza, spero, tra l'altro. Ce l'abbiamo, sì? Giusto, gioco? No, non proprio in abbondanza. Non qua, perlomeno. Qua. No, non mi dire che siamo senza polvere da sparo, ti prego, mi viene da piangere, ti scongiuro, ce la dovremmo avere. Ma io ce l'avevo, lo giuro. Qua. No, non ce l'abbiamo la polvere da sparo, ora come facciamo, porca paletta. E ne eravamo pieni, ne eravamo. Vabbè, questo potrebbe effettivamente essere un piccolissimo problema. Munizioni. No, intanto famo questi, munizioni per fucile semplice, giusto? Sì. Allora, per fare la polvere da sparo, caro il mio coso qua, che ci serve? Ci serve la carbonella, la polvere pirica, la pietra e la selce. Perfetto, ottimo. Siamo un po' nella merda. Vabbè, mi sa che andremo di frecce, ragazzi. Ci facciamo quello che possiamo e poi andiamo di frecce perché sennò perdiamo troppo cazzarola di tempo. Allora, questa te la metto qua. Intanto, ste pietre non mi servono. Questa non mi serve. Fai un mo' questa. Però, ne ero sicuro. Ne avevamo un casino. Ne avevamo. L'abbiamo usata tutta. Ma veramente, porca paletta. Oh, raga, l'abbiamo usata tutta. Se non c'è, non c'è. Vuoi dire, non è che. Questa è. Sì, pasta cementizia. Niente, oh. Vabbè, come sempre dobbiamo cambiare programma in corso, perché comunque Ark è un gioco che si evolve, bisogna stare al passo coi tempi. Allora, abbiamo, tra l'altro qua dobbiamo mettere il metallo sciogliersi. Aspetta, mentre che siamo qua, scusate, lo facciamo, lo vediamo questo, mettiamo questo, accendiamo, questo lo possiamo togliere, lo buttiamo qua, perfetto, ok. E quindi diciamo ne abbiamo fatte 16 che non basteranno mai nella vita. Solo 4 riusciamo a farne. Però intanto qua c'è, scusate, non abbiamo tanto di carbonella. Qua ne abbiamo 70, qua ne riusciamo a fare 15. Vabbè, ma che cazzo stiamo a fare. Vabbè, niente, non riusciamo a fare altre 6. Va bene, per ora ci teniamo queste, ragazzi. Non basteranno mai nella vita. Indi per cui ci andiamo a riparare il nostro. Dov'è? Ce lo siamo persi? Ah, forse l'abbiamo lasciato là. Vabbè, ne facciamo tanto un altro. L'avremmo dovuto fare. Da mischia, no. A distanza, sì. Ne famo 3. 4. Vabbè, sì, qua ne famo 4. Poi ci portiamo un po' di metallo. Just in case, come sempre. Queste, ragazzi, le lasciamo perché non ci servono. Lasciamo tutto quello che non ci serve. I narcotici ne prendiamo altri 100. La pelle, la pasta cementizia la lasciamo. Va bene, dai. Ok, perfetto. Quindi ne abbiamo fatti uno, ne abbiamo fatti due, questo lo prendiamo, ne abbiamo fatti tre. Uno, sì, due e tre. Oh, ma dobbiamo fare giustamente le pietre. Vabbè, no, le frecce possiamo fare direttamente là, dai. Non c'è fretta, non c'è premura, non c'è fretta. Ne abbiamo tre. Basteranno tre, più il fucile, aspetta che si sta rompendo, lo ripariamo. Perfetto. Meno male che me ne sono accorto, porca miseria. Questa la ripariamo anche. Vabbè, non ce ne fregava una mazza in realtà. Vabbè, ma mentre ci siamo lo ripariamo. Va bene, ragazzi, ci siamo. Abbiamo un bel po' di narcotici. Prendiamo anche questo. Ne dovremmo avere altri in realtà di narcotici. Io mi voglio portare tutto perché ho capito che questo è un animale abbastanza più complicato del previsto. Più che altro. Sapevamo già che sarebbe stato difficile. Ma non pensavo così tanto. Ne abbiamo qua altri? No. Perfetto, ok. Sono un po' deluso dalla. Polvere da sparo, ma tant'è, signori, che non c'è. Va bene. Ok, ne abbiamo 22, 2, qua 45. Niente, non possiamo fare altro, ragazzi, che ripartire alla volta del nostro gigantosauro. Sì, qua abbiamo la carne. Perfetto, partiamo. Ok, tra l'altro, scusate, solo per una piccola curiosità, per fare la sella del gigantosauro. Possiamo già farla? Sì, gigantosauro 96. Ah, vabbè, neanche troppo, dai, 120. Vabbè, tanto dobbiamo tornare intanto per. Poi se la famo. Intanto partiamo, per carità. Verso l'avventura e oltre! E allora, ragazzi, ci siamo.
Ci siamo quasi, siamo arrivati di nuovo al punto dove eravamo più o meno, mo se lo trovo, perché non è che è facile col mio senso dell'orientamento adesso ritrovare dove eravamo, anche perché purtroppo è tornato il giorno, anzi riabbasso la gamma mentre ci penso, sì, riabbasso la gamma così da vedere se ci... Eccolo, che culo, perfetto, abbiamo trovato subito, ottimo, 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 è ancora là? Sì, grazie amico mio, un attimo, scusa per l'attesa, ma abbiamo avuto, sai, come un po' da fare, vabbè. Allora, intanto ti sparo questi 26 colpi. Un attimo, mi metto qua in posizione. Oh, attenzione, perché se questo si dovesse svegliare improvvisamente. Ma non vorrei che si sia buggato, che proprio non risponde più ai comandi. Perché anche... Ma non lo so, ragazzi, stiamo a perdere tempo, Spero di no. Perché proprio è insensibile. Non... Boh. Cadrà, non cadrà, non lo so. Sto iniziando ad avere qualche dubbio che ci si è buggato il gigantosauro e stiamo perdendo solo tempo. Vabbè. Allora, noi gli spariamo questi 26. Perché vedete, c'è anche questo rinoceronte, ma lui niente, proprio non... O forse ha raggiunto la pace dei sensi e ormai anche le prede non gliene frega più una mazza. Oppure è un po' rincoglionito, ecco, diciamo così. E allora mancano gli ultimi due dardi sedativi, ragazzi, e abbiamo finito. Allora, va bene. Perfetto. Ok, addio dardi, iniziamo con la balestra. Ne abbiamo solo... No, però queste sono le frecce normali, ci servono quelle... Ecco, perfetto, ne andiamo a fare altre. Aspetti, non si... Sì che le tanto non si muove a prescindere, però voglio dire... Un attimo. Vado a fare qualche altra freccia. Proprio per sicurezza, non si può sapere mai. Dato, ho fatto anche la rima. Neanche senza, proprio sono un poeta senza volerlo. Sono troppo bravo. Allora, che cosa serviva? La paglia? Non ricordo. Vabbè, accendi, ce la mettiamo qua. Paglia e selce, perfetto. Ok, paglia, tanta, tanta paglia. E mo la selce, perfetto. Tra l'altro, ti puoi prendere per favore sti cazzaroli di cose che pesano un'eternità e non ho spazio. Grazie, selce. Perfetto, fermo, levati, grazie. Ok. Mi fa 400 frecce, mo mi faccio. Tutti i narcotici mi spreco. Basta, 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 non esageriamo. Basta, basta così, basta. Basta, porca paletta. Beh, ah, narcotici, ma che pirla. Giustamente gli ho dato i narcotici a lui, mo come li prendo io? Ok, narcotici. Va bene. E mo famo le frecce. Ne abbiamo 45. Basteranno. Boh. Non lo so, non lo so, cari ragazzi. Ormai è una domanda che mi faccio correntemente, a cui non trovo però risposta. Vabbè, cominciamo, va. No, porca paletta, aspetta. Grazie. Ok. No, sapete com'è? Perché se poi questo mi si risveglia dal torpore improvviso, ragazzi, diventa un problema. Anche perché sennò con le frecce a metterci a rincorrerlo sarebbe un po' troppo complesso. Perciò cerchiamo di non risvegliarlo da questo letargo in cui è caduto senza motivo. Per favore. Abbiamo 40 frecce adesso. 4 balestre, 40 frecce. 140 gliele abbiamo già sparate. Speriamo sia la volta buona. Sempre se non è buggato, perché non lo so. Inizio ad avere dei dubbi, sinceramente. Perfetto, anche le 40 frecce sono andate. Benissimo! Si fa molto più complicato del previsto, sinceramente. Vabbè, famone altre, che vedo di. Spero a sto punto che poi i narcotici ci vadano a bastare. Se no siamo un po' nella merda, porca paletta. Allora, signore, abbiamo fatte 92 esattamente. Se non va a terra così, inizio ad avere forti, fortissimi dubbi che si sia buggato e che non risponda più ai comandi. Quindi vediamo un po' cosa succede. Anche perché sto finendo i narcotici. Non so quanto veloce gli possa scendere il torpore, che comunque dovrebbe essere altissimo. Speriamo bene. Ne mancano due, signori, e abbiamo finito. Porcaccia miseria. Arma scarica, perfetto. Allora, ragazzi, ce ne facciamo un altro centinaio. Forse un po' sottovalutato a livello di spreco di risorse. Aspetta, manca la paglia. Un attimo, siamo pure appesantiti. Porca paletta, vieni qua, tu va.
Allora, ragazzi, abbiamo fatto 100, circa 140 frecce narcotiche, quindi spero bastino, perché se non bastano, ragazzi, peccato perché comunque nella sfortuna siamo stati fortunati, si è bloccato, anche se ancora ho qualche dubbio che si sia buggato, non lo so, non vorrei che tramite questo nuovo aggiornamento di Halloween abbiano un po' fatto casino col codice, perché si sa, se conosciamo bene i programmatori di Ark sono assolutamente capaci di fare qualcosa del genere. Quindi speriamo di no. Ma attenzione, è caduto! Ma così? Ma porca miseria! Ma aspetta, ferma! Mi stai sprecando un sacco di... Ma porca paletta, ma non me lo potevi dire prima! Un attimo! Ma che ne sapevo io, ragazzi? Ma ve lo giuro! Ma no, se l'avete visto anche voi, aspetti! Ma che cazzarola! Ma così, a wireless mi è caduto proprio, senza... un attimo, nel frattempo io questo ne approfitto, magari mi racimolo un po' di carne. Oh! Ma porca pu... Ma dai, ragazzi, ma che cos'è, un gioco, dai! Ma che sfiga è questa? Ma dai! Meno male che abbiamo fatto il letto qua, va. No, speriamo che ora si sia rimasto bloccato. Perché se mo... Cioè, si è svegliato nel momento in cui stavamo andando a guardare. Ma dai. Ma poi là ci sto dando pure i lupi. No, niente, siamo morti. Siamo morti. Mo saremo costretti a prendere l'Optero e andare con l'Optero, sicuro. Perché mondo cazzo, la sta. Era sotto. Dovrebbe essere da questa parte, in realtà, era sotto. Sto giustamente. Ah, eccolo. Sto giustamente anche congelando. Però ragazzi, l'Argentavis non è ancora morto, quindi... Oh cazzo, c'è qualcosa che ci... Chi è il golem? No, scusi, mi lasci in pace, problema... L'orso? No, l'orso è buono, perfetto, meno male, almeno l'orso. Aspetta però, ma questo non è, non vale. Salve, dov'è? Dove cazzo sta l'Argentavis? Mi è morto anche l'Argentavis, ti prego, dimmi di no. L'Argentavis... No. Dov'è lei? Vi prego, ditemi di no, lo sapevo, ma sempre disgrazie, ma poi... Dai, questa proprio è stata un'infangata, questa è stata proprio un'infangata. Mi dispiace, possiamo dire di tutto, ma questa proprio è stata una fangata, questa che mi ha fatto Ark. Non ce l'ha... Mo si è sbloccato, si è svegliato, mo, tutto di colpo, dal torpore... In cui riversava. Ma un attimo, io voglio capire. L'Argentavis è morto e ancora vivo. Scusate, dove cazzarola è? Un attimo. Aspetta. No, è stato ucciso per l'Argentavis. Voglio morire perché lo sapevo io. Ma perché? Perché? Allora, va bene. Insomma. No, veramente, ragazzi, questa è stata brutta. Questa è stata brutta. Dunque, ovviamente io là non mi ci posso più avvicinare. Dunque, ragazzi, visto che lui è rimasto comunque bloccato, io direi, intanto l'episodio sicuramente finisce. Ma è rimasto bloccato. Aspetta, voglio solo vedere. Tanto, mo siamo morti. Questo è un dato di fatto. Voglio solo vedere se è rimasto effettivamente ancora bloccato. Sei rimasto ancora effettivamente bloccato? Cioè, ma che sfighe, siamo andati per... No, dai, ma veramente. Cioè, ma poi il torpore quanto... No, niente, si è sbloccato, vabbè, oh. Vabbè, ragazzi, allora, si è sbloccato, purtroppo. Passeremo alle maniere forti. Off camera mi andrò ad addomesticare ovviamente un nuovo Argentavis. Porca miseria, porca! E niente, raga, che vedo di purtroppo. Sì. Tanto sono morto, inutile mi viene da presso, sono morto! E lasciami in pace, proprio. Questa è. Vuole infierire sul cadavere, proprio vuole infierire. Salve, come va? Vabbè, però se tu resti qua, così io ci provo, eh. Un attimo, no, ho sbagliato. Potrei anche sopravvivere, chi lo sa, se lui resta lì. Eh sì, ma mo come ci torna a casa? Impossibile. Però c'ho effettivamente il fucile. Aspetta.
Potrei sopravvivere, ragazzi. Potrei sopravvivere, andare a casa. Però come ci vado a casa? E a piedi è un po' lunghetta, devo dire. Niente, vabbè, mi sa che. Aspetta, aspetta, sai che facciamo? Idea geniale, attenzione, è il momento dell'idea geniale, lui resta là, fermo, immobile, ok, questo mi va bene, tanto ormai si è bloccato in questo spazio, perfetto, un attimo, sono troppo appesantiti, fatemi buttare qualcosa, allora buttiamo così almeno ragazzi questi narcotici, tutte queste frecce ce le teniamo, così non le sprechiamo, buttiamo anche questa, ok, ci facciamo questa cassetta ragazzi. Dove andiamo a posare tutto, anzi però aspetta. Riempiamo le torce di legno, così ragazzi queste restano qua e sappiamo che il gigantosauro è da questa parte. Aspetta perché qua non c'è. Mi serve del legno. Però veramente ragazzi non ho mai visto. Cioè questo è accanimento. Ark mi odia, ci odia ragazzi. Perché questa veramente mai vista una cosa del genere. Sentite una sfortuna così accanita nei nostri confronti, senza motivo tra l'altro, perché noi alla fine siamo dei personaggi educati, non diamo fastidio a nessuno, non uccidiamo, giochiamo per il bene della scienza, proprio per costruire un progetto ambizioso che darebbe lustro anche al gioco, ma no, no, lui deve essere invidioso per i nostri successi. Giustamente noi ci stavamo avvicinando per dare da mangiare, iniziare poi l'addomesticamento vero e proprio è quello che Cazzarola decide di fare, di svegliarsi all'improvviso e ci ritroviamo sotto, vabbè, veramente non ho parole, poteva andare male ma è andata pure peggio se vogliamo, va bene, che domo fa, ma se c'è una cosa, oh che Cazzarola è, un attimo, ma porca puttana, fanculo. Vabbè, va, senti, allora, basta, me ne vado, va, mi sono offeso, va bene, vi lascio tutto e andatene a ammazzare. Allora, ragazzi, siamo stati uccisi da un metalupo spuntato dal nulla, perché non ce n'erano metalupi, siamo stati, niente, niente, basta, perché mi sono innervosito, non riesco più a parlare. Allora, questa prima parte della cattura del gigantosauro finisce qua, è andata malissimo. Peggio, però siamo. Sfortuna, sfortuna. Non è stata colpa di una nostra negligenza, ma è stata solo sfortuna. Quindi il programma adesso è questo, ragazzi. Io off camera mi inizierò a craftare mille, ma mille. Quando dico mille, mille milioni di frecce e fucili. Perché ora ci dobbiamo ricraftare tutto, ovviamente. Porca paletta. Narcotici, argentavi. Oh, pure l'argentavi, se no, vabbè. Argentina, insomma, faccio un po' di tutto, ragazzi. Va bene, fatemi sapere la vostra, ovviamente qua sotto nei commenti. Lasciate un bel like perché, ragazzi, questa sfortuna merita di essere ripagata con un like. Perché mo c'è un lavoro da fare immenso adesso dietro per ripristinare tutte le cose che abbiamo perso. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, seguite questa avventura mitica, la conquista del gigantosauro. E noi ci vediamo sempre domani con dei nuovi video. Ciao!